Imbattibile Ryu Kobayashi, il giapponese ha dettato legge anche a Innsbruck ipotecando la vittoria nella tournée dei quattro trampolini grazie al terzo successo parziale consecutivo. Già dopo il primo salto aveva un margine di oltre 10 punti sul secondo, i 131 metri del secondo balzo per 267 punti totali gli hanno regalato il trionfo. Alle sue spalle si sono piazzati il padrone di casa Steven Kraft, il norvegese Andrea Thiermann, soltanto 17esimo invece Simon Hammann, mentre Andreas Schüller non si è nemmeno qualificato per la seconda manche. Ora il nipponico sogna il quarto successo. Nonostante la strepitosa gara disputata da Kobayashi, il pubblico non ha avuto occhi però che per il padrone di casa Kraft, in delirio al suo salto.